Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, ti te dominet Milan. Secondo il New York Times, Milano è la vera capitale d'Italia. Lei cosa ne pensa? Beh, sì, dell'economia senz'altro. A Roma cosa manca? A Roma manca milanese. Ecco, sì, ma la volontà di essere una grande metropoli. Penso che dal punto di vista economico sia la capitale d'Italia. Poi rispetto a Roma meno cose, per esempio il tempo, che qui non è sempre come quello romano. Sono d'accordo anch'io che Milano è la vera capitale d'Italia. E perché? Perché è la capitale economica in questo momento. No, no, perché Roma è la città di Italia. Non sono d'accordo completamente. Beh, economicamente parlando sì, però insomma Roma è sempre la capitale. E se vuoi avere un aspetto magari più guardando il futuro, magari si può guardare Milano in quel modo. Però, visto che Italia è un paese che rimane molto sul si fa come si fa da sempre, secondo me rimane Roma, rimane Roma. Roma, dai. Roma è Roma. Secondo me no. Secondo me Roma è la vera capitale. E per quale motivo? È perché lì si fanno affari, la politica è lì e tutto si muove dal centro d'Italia, tutto si muove dal centro. No, non per me. Per me è sempre Roma. Why? Perché ero un maestro di latino e perciò Roma è speciale per me. Secondo il New York Times, Milano è la vera capitale d'Italia. Voi cosa ne pensate? Roma provincia, Milano capitale, assolutamente. Ci sto in pieno, assolutamente, in tutto e per tutto. A livello sociale, a livello anche d'immagine, vero, Roma città eterna, museo a cielo aperto, tutto quello che vuoi, ma l'energia, la vivibilità di Milano. Io poi ho vissuto anche all'estero e all'estero si parla tanto di Milano rivolta verso il futuro anche. Assolutamente sì, secondo me sì, è tutto concentrato qua, secondo me il business, la moda eccetera eccetera, e quindi probabilmente potremmo definirlo come capitale. Ne sono perfettamente convinto, sia commercialmente e sia anche come qualità di vita. Sono d'accordo, al 100%. Quindi Milano o Roma? Milano. Perché? Perché Milano è la cosa più bella, più viva, più umana, più simpatica, diciamo anche. E perché Milano, poi Milano è Gran Milano. Ma per venire chi a Milano.